Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. In questo tutorial voglio farvi vedere come possiamo disegnare un ananas con Illustrator. Ovviamente questo è per chi non riesce a disegnare e con questo andiamo a vedere come possiamo disegnare, quindi con il nostro programma. Andiamo ad aprire Illustrator, andiamo a fare un file nuovo e qui andiamo a dare una 4 e andiamo a creare. Innanzitutto andiamo qui nello strumento rettangolo con angoli arrotondati. Nello strumento con gli angoli arrotondati dovete premere la tastiera verso il basso e creare, vedete, questo ovale in questo modo. Una volta che abbiamo fatto così abbastanza stretto, lo allarghiamo un po'. Ecco qui, vedete, abbiamo creato la base della nostra ananas. Ora andiamo a prendere lo strumento linea. Qui andiamo a creare, vedete, delle linee premendo lo shift da tastiera. Andiamo a creare queste linee abbastanza lunghe. E andiamo così a premere alt una volta decisa la nostra posizione. Una volta che abbiamo creato la prima linea, premiamo mela D o CTRL D e ripetiamo, vedete, l'ultimo passaggio. Ok, andiamo a selezionare tutto quanto e premiamo, vedete, ruotiamo e premiamo contemporaneamente Shift e Alt. Ok, premiamo Alt e Shift e ce lo portiamo in quest'altro lato. Andiamo a ruotare e premiamo Shift solamente per ruotarlo da quest'altro verso. Andiamo qui e andiamo a creare, vedete, la nostra base di linea e ci andiamo a posizionare qui. Ok, ci andiamo a selezionare tutto e premiamo Shift qui sopra e andiamo a deselezionare l'ananas di base e ci portiamo tutto quanto di qua, queste linee. Ora andiamo a mettere lo strumento elaborazione tracciati. Se non ce l'avete a disposizione dovete andare su finestra elaborazione tracciati e qui andiamo a premere scomponi. Come vedete abbiamo creato queste lineette. Ora andiamo qui a trovarci i pantoni, se non ce l'avete qui andiamo qui su finestra, biblioteche, campioni, guide, colori e qui solid coated e qui abbiamo tutti i pantoni e andiamo a metterci un pantone di contorno, eccolo qui, ci mettiamo il 75-50, ci portiamo questo disegno qui e lo andiamo a posizionare per tutto l'ananas. Adesso prendiamo questa che sta sotto, andiamo qui sopra su oggetto, ordina, porta in primo piano. Fatto questo ci andiamo a selezionare tutte e due le linee e andiamo qui con il CTRL, quindi col tasto destro del mouse, crea maschera di ritaglio. Ora prendiamo la freccia bianca e andiamo semplicemente a selezionare solamente il contorno dell'ananas e andiamo a rimettere il contorno che abbiamo fatto sopra alle linee. Clicchiamo più volte su questo rettangolo, andiamo a metterci come riempimento un colore bianco o anche un altro colore. Andiamo a mettere un giallo molto chiaro. Fatto questo, ora prendiamo la freccia bianca e andiamo a selezionare un punto sì, un punto no, vedete? Andiamo a prendere questo colore che abbiamo e lo andiamo semplicemente, vedete, a ridurre qui il colore, a diminuire. Questo si chiama retino. Andiamo prendiamo il contavoce e andiamo a fare così. Prendiamo il contavoce, sempre vedete con la freccia bianca andate a decidere i punti da colorare. Ok, come vedete abbiamo fatto adesso quest'ananas. Adesso andiamo a creare
le foglie. Per fare le foglie andiamo sempre sullo strumento delle forme, andiamo a cliccare strumento stella, clicchiamo sul foglio, mettiamo tre punte, prendiamo la freccia di selezione nera e ruotiamo in questo modo e stringiamo, vedete, questo triangolo. Togliamo il contorno e mettiamo semplicemente un colore. Andiamo qui e andiamo a mettere un verde. Ok, fatto questo, dobbiamo avere a disposizione la palette dei pennelli. Se non ce l'avete qui, andiamo su finestra pennelli. Clicchiamo questo e ce lo trasciniamo qui dentro. Andiamo ad aggiungere pennello artistico. Ci esce questa schermata, dobbiamo lasciare così come scala allunga in base alla lunghezza del tratto. E gli diamo ok. Ok, come vedete abbiamo la linea qui dentro. Prendiamo il pennello e adesso, vedete, andiamo a creare queste linee. Andiamo a diminuire lo spessore e andiamo, vedete, col pennello tutto questo. Prendiamo la freccia bianca e, vedete, andiamo ad allungare tutto quanto verso dentro. Ok, ci selezioniamo adesso tutto quanto, andiamo qui su oggetto, espandi aspetto. Sempre sull'elaborazione dei tracciati andiamo a mettere unifica. Prendiamo lo strumento arrotonda e andiamo semplicemente ad arrotondare semplicemente le parti, vedete, in basso. Prendiamo lo strumento penna e andiamo a togliere questi punti, così. E stringiamo per farlo, vedete, più come un ananas. Ok, possiamo andare qui nel tratto di contorno e andiamo a mettere, vedete, un contorno più scuro. Prendiamo il pennello e andiamo a mettere semplicemente una linea un po' più. Ok, e abbiamo creato, vedete, l'ananas, le foglie dell'ananas. Ora andiamo qui a mettere una traccia e andiamo all'interno, vedete, dei pennelli che abbiamo qui, andiamo a mettere questi qua dalla punta un po' più ondulata. Qui andiamo su traccia e andiamo a mettere tutto arrotondato. Andiamo qui e andiamo ad abbassare lo spessore. Ok, e abbiamo creato la nostra ananas. Adesso andiamo a prendere e creiamoci un'icona. Andiamo a prendere lo strumento ellisse. Eccolo qui. Andiamo a sceglierci un colore. Prendiamo la nostra ananas e andiamo su oggetto raggruppa, la portiamo qui, premiamo Alt in modo che ne abbiamo sempre una di scorta e andiamo a rimpicciolirla. Andiamo a prendere lo strumento ovale e andiamo a creare un grigio un po' più scuro. Selezioniamo questo, tasto destro, ordina porta sotto. Selezioniamo tutto quanto e andiamo qui a mettere centrato. Andiamo a premere copia, incolla sotto. Andiamo a creare questo e andiamo a dare una traccia per creare, vedete, un'icona. Andiamo qui. E andiamo a mettere adesso su questo, andiamo su effetto, stilizzazione, contorno sfocato e qui, vedete, gli diamo anteprima, vedete, e qui, vedete, gli diamo 3 mm, gli diamo ok. E come vedete, una volta che abbiamo fatto il contorno sfocato potete darlo anche di altri colori. Quindi che facciamo? Ci mettiamo questa, premiamo Alt, la ruotiamo e ne mettiamo un'altra qui. Per finire andiamo a scrivere ananas, andiamo a selezionare questo, andiamo a mettere visualizza righelli, mostra righelli e andiamo a metterci il centro in modo che questo lo mettiamo ben centrato. Andiamo adesso nel carattere
andiamo qui nell'AT di testo. Se non avete a disposizione questa AT di testo, perché voi attraverso questa vedete le anteprime dei caratteri, dobbiamo andare su finestra, sempre testo, carattere, e qui scegliamo un carattere, ingrandiamo e mettiamo, una volta scelto il carattere, ma poi lo andiamo a mettere lo stesso colore del contorno. Andiamo sul contorno e andiamo a mettere arancio. Ora andiamo a fare modifica, copia, modifica, incolla sotto. Andiamo qui e andiamo a mettere una traccia. Sulla traccia gli andiamo a mettere un colore più chiaro. Andiamo qui e andiamo semplicemente, vedete, a fare questo contorno. Andiamo a metterlo proprio bianco. Andiamo su traccia e andiamo a mettere i contorni tondi. Poi potete mettere comunque qualsiasi colore, questo qui più chiaro. Andiamo a ingrandire. Con questo il tutorial è finito, spero che vi possa essere utile per creare i vostri frutti tropicali. Con questo il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti!